La stampa è diffamazione. Chi è Spider-Man? È un criminale, ecco chi è. Un mercenario, un pericolo pubblico. Che cosa ci fa sulla mia prima pagina? Mr. Jameson, sua moglie è sulla 1, ha bisogno di... Mr. Jameson, c'è un problema per la pagina 6. Prima pagina, il problema sta zitto. Sì, signore. Beh? Fa notizia. Sono clienti importanti, non possono aspettare. Beh, impareranno. Ha salvato 6 persone da quel vagone della metro. Sì, magari ha provocato l'incidente. Succede qualcosa, il vicidoverme è sempre presente. Guarda qui, scappa dal luogo dell'incidente. Questo che ti dice? Non sta scappando, sta probabilmente andando a salvare qualcun altro. È un eroe. E perché porta una maschera? Cos'ha da nascondere? Mr. Jameson, stia a sentire. Abbiamo venduto la pagina 6 a 2 clienti. E ora tanto Macy's che Conway hanno 3/4 della stessa pagina. Abbiamo esaurito 4 ristampe. Esaurito? Tutte le copie. Domattina Spider-Man pagina 1, con una foto decente. Passa Conway a pagina 7. Escluso pagina 7. Mettilo a pagina 8, sconto 10%. Veramente... Anzi, 5%. Non si può fare. Fuori! Il problema è che non ce l'abbiamo una foto decente. Eddie ci sta provando da settimane. Si riesce appena a intravederlo. Oh, è pure timido. Riusciamo ad avere una foto di Julia Roberts in tanga e non rimediamo una foto di questo essere. Metti un annuncio in prima pagina. Premio in denaro per una foto di Spider-Man. Non vuole essere famoso? Ma io lo faccio diventare famigerato! Butta giù la prima pagina, mettici questa foto. Titolo? Spider-Man. Eroe o minaccia? Foto esclusive del Daily Bugle. Minaccia? Ma stava proteggendo quel furgone portavalori, dai. Sta a sentire, avvocato. Tu fai le foto e io mi invento i titoli, ok? Ti sta bene così? Sì, signore. Tu portami altri scatti di quel pagliaccio che fa tanto notizia e magari te li prendo pure. Spider-Man e Goblin. Già, Goblin, che te ne pare? Mr. Jameson. L'ho inventato da me. Oggi questi mostri devono avere un nome. Mr. Jameson, Spider-Man. Hoffman. Sì? Chiama l'ufficio brevetti, deposita il nome Goblin. Voglio 10 cents ogni volta che si dice. Non è meglio il pericolo verde? Spider-Man non ha attaccato la città, stava cercando di salvarla. È una calunnia. No, che non lo è. Ti sbagli di grosso, la calunnia è verbale. A stampa è diffamazione. Lei non si fida di nessuno, ecco il suo problema. Mi fido del mio barbiere. Ma sei il suo avvocato, levati dai piedi. Quando? Mancano 6 minuti alla chiusura, Jonah. Ci serve la prima pagina. Io non ti pago per fare l'artista delicato. Ti pago perché ancora non ora. Perché quello psicotico di Spider-Man posa per te. Spider-Man non vuole altre fotografie. Lei gli ha messo tutta la città contro. Fatto di cui vado molto fiero. Ora, levami queste sdolcinature dalla scrivania prima che cada in coma diabetico. Capo, c'è sua moglie in linea. Ha perso il libretto degli assegni. Grazie della buona notizia. Mr. Jameson, la prego, non c'è qualche scatto che può usare. Ho bisogno di soldi. Oh. Miss Brent? Sì? Mi porti un violino? 5 minuti alla chiusura, Jonah. Ok, metti la foto di un pollo marcio. Eccoti il titolo. Panico da avvelenamento investe la città. C'è cibo avvelenato? Ho un po' di nausea, sì. Ecco qua, Mr. Jameson. Al cesso. Robby, ecco la prima pagina. La minaccia mascherata terrorizza la città. Ti ho detto che non è una minaccia. E io ti ho detto... Ok, lascia stare. Ti do 150. 300. È una rapina. Ci sto. Dallo alla ragazza. Voglio che il pubblico veda Spider-Man come il piccolo criminale che è. È falso, fatto col pongo. Lo dovete beccare. Spider-Man con il dito nella marmellata. Chi mi porta quella foto avrà il posto. Che aspettate, il capodanno cinese? Via, via, ci via! Ci penso io, capo. Spider-Man... era un eroe. Solo che io non l'ho capito. Era un... ladro! Ha rubato il costume! Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere è una minaccia per la città! Voglio che quell'arachnoide arrampicamuri sia processato! Voglio vederlo impiccato alla sua ragnatela! Io voglio Spider-Man!